Ed eccoci qui oggi con il mio amico Umberto Vitiello. Qui scappicchio un casillino. Adesso lui fa, però se voi sentite il cognome Vitiello, mi viene da fatte una domanda: che c'entra con Napoli? Guarda che. No, che c'entra con Napoli. Allora, di sangue sono campano. Ed è una cosa molto bella. Sotto Vesuviano e Torre Annunziata. Bello. Di un quarto di sangue, poi c'è un quarto di sangue sardo, un quarto di sangue romagnolo e un quarto di sangue piemontese. E tu lo sai che sono nato a Roma. E queste contaminazioni sono una cosa bellissima. Sono una cosa bella, sì. E col Brasile invece cosa c'entra? Col Brasile c'entra, a parte che ci sono dei Vitiello in Brasile, non so come ci sono arrivati, ma sono andati in giro. I napoletani arrivano da tutto. Senti, ma tu allora il brasiliano lo parli? Il brasiliano lo parlo, sì. Beh, anche perché ti ho sentito cantare, ovvio, non essendo brasiliano, dice, vabbè, a te te la può, tra virgolette, mischia, però se mi hai raccontato se sei tutto questo tempo in Brasile. Lo parlo, poi dipende dai periodi, da quanto lo pratico, da quanto. Quindi l'amore per la musica brasiliana. Tanto amore per la musica brasiliana, c'è stato un periodo della mia vita artistica in cui facevo soltanto il Brasile e poi invece ho cominciato a dedicarmi anche ad altre forme musicali. Senti, io siccome mi piace andare sempre subito al sodo, dai, no? Io so piace. Che adesso hai finito un lavoro importante. Ho finito un lavoro importante, me sì. Me ne parli un attimo? Tra l'altro tu hai intervistato Giancarlo un po' di tempo Giancarlo fa. Campo, lui, in questo lavoro Giancarlo che io ho fatto, lui è stato parte proprio pregnante, parte importante, molto importante. Infatti questo lavoro è venuto fuori così bello grazie a questo incontro con Giancarlo. E poi Giancarlo è uno molto pignolo, sì, esatto. Io lo chiamo un po', anzi lui non lo sa, ma lo dico, a volte pare un po' furio il personaggio di Verlino, però io amo sul lavoro le persone così, perché sì, sono precise. È anche geniale allo stesso tempo, l'ultima volta che mi ha stupito, perché mi ha stupito una serie di volte, mostrando questo video, certo. Su Giancarlo, no? E, è stato quando si è cimentato come regista, sì. Di uno dei singoli, del video di uno dei singoli del disco, Ye One Day, e lì ha avuto proprio la è stato visionario, ha visto proprio il film e ha voluto farlo. Senti, come ce l'aveva in testa. Casualmente hai qui il CD. Casualmente c'ho il CD, guarda, così. Io me lo sentivo, eccolo qui, guarda. E questo è il CD, facciamolo vedere anche ai nostri telespettatori. E questo CD è, diciamo che questa è una dei due CD, cioè il CD è uno, sì. Ma c'ha due copertine. Ah. Questa è la copertina di prevendita ed è in numero limitato a 100 copie ed è firmata da me dove? Ecco, qui c'è. Umberto Vitiello, questa è la copia 92 su 100. Fallo mettere bene in telecamera. 92 su 100, guardate. Poi, anzi, mi ho messo un video dove le firmavo tutte. Le firmavo 100 copie, ci ho messo 40 minuti. Ah. Firmarle e numerarle. Dentro c'è un bellissimo libretto con i testi delle canzoni. Vediamo se riesco a dirlo in maniera sintetica. In questo CD ci sono 4 brani di un disco con il Trio Magico Quartet. Ma sempre di composizione tua? Mia composizione, tutto di mia composizione. Benissimo, benissimo. 4 brani di un disco del 92 col Trio Magico Quartet, con una forma completamente diversa. Ragazzi, qui c'è un vetro antiproiettile. Sanno tutto. Sanno. Io la prima volta che lo vedo. Per cui possiamo anche... sputacchiarci. E poi dopo però lo devi firmare, ricordo che tutti qua vedi che è tutto pieno di firme di colleghi, amici. 4 brani del disco del Trio Magico Quartet 92 e ci sono 5 brani che erano nel cassetto dagli anni 80 più o meno, fra i quali quello che ha dato titolo al disco, L'ultimo sogno blu. E poi ci sono 3 brani di composizione recente, in tutto dovrebbero fare 12, 5, 4, 3, 12. E poi ci hanno suonato un sacco di amici. Hanno suonato 36 musicisti, fra i quali Giancarlo, chiaramente Stefano Indino, che fa parte sempre della famiglia. Certo. E tanti altri, tanti anche bravissimi. Anche quel pazzo musicisti. Di Mimmo, cioè per caso. C'è anche quel pazzo di Mimmo. Ciao Mimmo. Su Boccia c'è Mimmo che fa anche uno specialino. Grandissimo. Bello. Livello. E quindi è una cosa. E senti, come si può acquistare? Ah, questo disco si può acquistare. Tu mi permetterai di mettere un link? Certo, assolutamente. Cliccando sul link voi troverete questo tipo di disco. Sono le copie quelle a numero limitato. Dopodiché usciranno quelle invece che andranno in giro per dove riescono ad andare un po' come le farfalle. Beh, è inutile adesso stare di parte e dire
acquistatelo, perché comunque insomma è un dice vabbè, ma tu che ne sai, non l'hai sentito, lo so, però conosco, insomma, ho sentito Umberto, so quello che fa, c'è, e una garantisco cosa, che c'è da ascoltarlo. Ci sono le zanze? T'ho portato io qui, non lo sapevo che c'erano le zanze. C'è una cosa, abbiamo voluto insieme a Radici Music, che è la etichetta, fare dei dischi fisici, perché mettere i propri lavori sullo streaming è veramente dispersivo, non ti dà mezza lira, perché non ti dà mezza lira a meno che tu non sia un nome e tu abbia chissà quanti ascolti e quante visualizzazioni, e quindi mentre invece col disco fisico qualche cosa per, se non altro, per rifarsi delle spese, perché certo, il disco, ti confesso, questo disco mi è costato. È stato il disco che mi è costato di più della vita. Non ho dubbi, ma anche perché c'è un'altra cosa, scusami se ti interrompo, ma per noi che siamo, poi veniamo dal vinile, cioè per me già, io così ho fatto dei CD dove ho messo i testi che non se leggono, cioè per me già quello, sì, già a me mi fa soffrire. Sì, sì. Ah, quindi... l'hai visto questo? Il libretto l'ho fatto vedere. Libretto, sì. Diciamo che anche su questo. Anzi, ecco, tu l'hai fatto, bisogna avere una... bianco per fortuna, sì, che si legge, sì, l'ho, sì, fatto, sì, con, sì, me, non so, quindi... Foto, belle foto, tutti i partecipanti al disco. Quindi è una cosa, no, sono contento di questa cosa perché comunque insomma merita. Ora ovviamente, poi metteremo il link e tutto quanto, ovviamente siccome oramai sapete come funziona questo, chiamiamolo format, questa rubrica, io vorrei adesso un attimo tornare alle origini di Umberto. Mi stavi dicendo prima a telecamere spente, perché poi insomma ovvio noi per andare nei posti parliamo, che avevi seguito ultimamente l'incontro fatto con un amico Lallo. Con Lallo, e con Lallo che non conosco una personalmente, cosa però sì, esatto, Lallo però me lo ricordo, insomma. Che ne abbiamo parlato, parlavate un po' degli anni 90, esatto, diciamo, esatto, no? Allora, il Talent Scout, che poi è diventato The Place, prima di essere Talent Scout, quindi negli anni 80, si chiamava Roma Inn, sempre in via Alberico II, si chiamava Roma Inn, aveva questo palco gigantesco dove io suonavo con ballerine brasiliane e cose, appena tornato da Dakar, 1984-85, ho imboccato subito lì in questo Roma Inn. E sotto c'era un privé dove i musicisti andavano a mangiare nelle forme successive, cioè Talent Scout e cose. Lì sotto c'era un privé dove c'era il piano bar tutte le sere. E quando c'era qualche serata particolare dove volevano musica diversa dal piano bar italiano, chiamavano me di sotto, certo, a suonare. Quindi sto parlando dall'84 fino a quando poi l'ha venduto questo Maresca ed è diventato Talent Scout. E quindi ecco, noi siamo andati ancora indietro nel tempo, sì, dopo agganciandosi. La storia della preistoria della musica dal vivo a Roma, La Psutinna, Dorian Gray, Melvins, Barnaby Steele, tutti i locali. Tutti i locali, sì, poi negli anni 90 già non esistevano. Dove si suonava ancora veramente. Ancora. E a proposito di suonare ancora, siccome io devo giustificare la presenza della chitarra e ne approfitto della presenza di Umberto che con le sue percussioni, che così casualmente anche quelle si trovano, sì, qui. Allora io volevo fare una cosa, volevo fare un piccolo esperimento con te, facendo normalmente, io prendo come dico sempre gli accordi da pizzicarolo, ma fare una cosa un po', diciamo, ritmata di una cosa molto romana. Voi sapete che insomma io ho molto a che fare con Roma e quindi ne approfitto per giocare un attimo con l'amico Umberto con questa cosa qui molto... Che vuoi fare? Ha ha!
Beh, ne ho approfittato, dai. Andiamo. Abbiamo portato un po' di Brasile a Roma. Ti posso chiedere una cosa importantissima? Allora, noi stiamo passando un momento molto particolare. Sì. Allora, noi musicisti, noi artisti siamo dei precari a vita, pure quando le cose vanno alla grande siamo sempre dei precari. Sì, siamo abituati a essere precari. In questo momento, ma proprio da uomo della strada, artista, cosa pensi che dovremmo fare per poterci aiutare anche da soli, perché dobbiamo aiutarci da soli in questo momento? In un momento ancora più difficile, e sembrava ci dovessimo stringere di più uno all'altro, invece ho avuto la sensazione che c'è stata ancora più sputarsi in faccia e parlare male l'uno dell'altro. Quindi sì, questa è una cosa non molto la vedo brutta. Ma questo fa parte della razza umana, non della specie umana, non dell'essere musicisti. Però in particolare i musicisti non riescono proprio ad avere un sindacato. Non lo so, bisognerebbe intanto fare una bella divisione di chi lo fa per lavoro, veramente dividere i professionisti, quindi un albo. Io nel mio piccolo, come ti dicevo, sto cercando insomma in questa rubrica, con tutto rispetto per i tanti amici che saranno anche più bravi di noi, perché a volte mi capita qualche, dice, però poi perché io sono più bravo, e lo so, allora domani licenziati e credi nella tua arte. Noi ci abbiamo creduto con tutte le difficoltà, vabbè, però non volevo entrare in questa polemica. Però siccome adesso io sfondo una porta aperta con te, non pensi che bisogna cercare un po' di allargare? Ti faccio un esempio, forse lo sto iniziando, qualcuno l'ha iniziato a capire. Io per esempio mi sono messo in regola, avevo incominciato con tutto che faccio teatro, faccio delle cose anche leggermente importanti, ho un curriculum lungo 8 chilometri, sto abbracciando anche l'arte di strada. Sì, io per strada ci sono andato tanto. Che questa è una cosa un poco italiana. E fra l'altro l'ultima volta che ci sono andato ci sono andato con Stefano con Gaglierini. Lo so, poi con Stefano stiamo parlando molto di queste cose, perché con Stefano facciamo un'amicizia che tu sai molto particolare. E quindi, ecco, credo che forse bisogna un pochettino capire che c'è un momento in cui le cose cambiano, le epoche cambiano, e quindi in questo momento la bisogna essere aperti. La strada è un bellissimo palcoscenico. Sì. Diciamo che le leggi italiane dovrebbero essere diverse rispetto a chi vuol fare qualcosa per strada. L'ultimo esempio che mi viene in mente, ho degli amici brasiliani, due brasiliani e due italiani, che hanno fatto un bello spettacolo a Piazza Santa Maria in Trastevere domenica scorsa. Edilson Araújo, Edson Machado e Lona Tirabada, adesso non mi ricordo i cognomi, tutti i cognomi. E era molto bello, ho visto le foto e tutto, ma credo che ci sono problemi anche se non suoni, cioè c'è problema comunque a fare le cose per strada. Devi avere molta fortuna che non arrivino, ti sequestrano i costumi, ti sequestrano gli strumenti. Ma guarda, ti dico la verità, io mi sono messo comunque in regola, e ti dico che adesso forse questa cosa ti ho detto, piano piano sto uscendo, ma io ti dico che già abbiamo avuto una bella esperienza insieme a Serena D'Ercole, che è una cantante romana con la quale lavoro molto. E abbiamo fatto due o tre cose, per esempio al Gianicolo, e naturalmente ovvio è uscita fuori la nostra professionalità, e abbiamo fatto veramente una cosa molto molto bella, e lì c'è nata la voglia di dire, dopo ripeto, esserci messi in regola, che si può fare, tanto noi continueremo a fare i nostri spettacoli nei teatri, a essere chiamati dove però tu dicevi messi in regola per suonare per strada, insomma, sì, andando, okay, anche perché tutto nasce da questo, cioè io mi divido un po' tra, adesso svelo una cosa, mi divido molto tra teatro e musica. Il teatro, insomma, continuo a fare il mio. Quando mi sono adesso in questo momento riavvicinato ai locali, quando mi sono stati offerti determinati cachet, ho detto, ah, è così. Allora poco per poco vado dove dico io, e oltretutto mi sono accorto che guadagno pure di più. Per poco vado dove dico io, per strada. Tanto comunque continuo a fare i teatri, adesso ho svelato questa cosa che tanto presto si saprà. No, anche un'altra forma che credo non è che sia un mistero è organizzare gli house concert, cioè qualcuno che vuole, magari decide di organizzare un concerto a casa propria. Chiama gli amici, chiama dei musicisti che conosce, e la gente porta da mangiare, si dà un piccolo gettone di presenza, poi fino a un certo punto, perché se ci sono magari 30 persone comincia a diventare una cosa. Amici, che bisogna trasformarsi, cioè bisogna capire che quando ti chiamavano prima, ti chiamavano tu nella persona della presenza, è finita, bisogna inventarsi quello qualche sicuro. Cosa, sei d'accordo? Sicuro. Ma sono già cambiate tante cose dagli anni 80 a quelli 90, poi questa cosa che adesso è successa, con questa cosa. Ci tengo a dire questa cosa, negli anni di cui parlava anche Lallo, ma ancora prima, ancora di più, a Roma c'era una sete, una fame di musica da parte proprio degli utenti, del pubblico, hai detto una cosa che giusta, voleva, moriva dalla voglia di sentire la musica dal vivo. Adesso si è persa sta cosa,
diversa sta cosa, è proprio la cultura che manca, esatto, dell'ascolto. Non della... c'è la voglia di stupirsi. E il musicista all'epoca era Buddha, era certo, proprio Dio in terra. Ma, era senti, proprio... chiudo dicendo una cosa, io negli anni 80, negli anni 90, se andavo a una festa e c'era un pianoforte mi mettevo al piano, ce l'avevi tutti addosso. Sì, adesso sì, provo a farlo adesso, forse qualcuno si avvicina. Il solito esibizionista scassa cazzi, sì, ti dicono queste cose. Vabbè, sai, poi tra l'altro qui viene da dire, quando penso molti, dico, ah, ti ricordi quando suonavi con la chitarra? Sì, io suonavo tutti gli altri a pomiciò. Vabbè, quello succede, anche spiaccia. Senti, allora, voglio dire una cosa, non è che ci grattiamo perché abbiamo la rugna, ci stanno massacrando, sulle mani dappertutto. Senti, con te pure dovrebbe durare una vita, però sai quanto facciamo un altro, facciamo poi un sequel. Ti ringrazio, senti, un'ultima cosa, mi ricordi, allora, cioè mettiamo il link poi sì, sì, il link, sì. Quindi per il CD ci tengo tantissimo. E quindi mi raccomando, Umberto Vitiello, grazie Umberto. L'ultimo sogno blu sono storie d'acqua che diventano storie d'amore e storie d'amore che diventano acqua. Bellissimo. Questa è la sintesi del disco. Ciao. Grazie. Ciao. Grazie Umberto, ciao, grazie di cuore. Ciao. Grazie. Ciao, scappi. Scappi e chiudo.